È un mondo incantevole quello che vede l'acqua come protagonista di arredamenti, di impianti sportivi, di momenti di benessere. Un'acqua strutturata all'interno di questo forum piscine, che vede la piscina come suo core business, come suo interesse principale, strutturato davvero in tutti i modi, come impianti natatori, come piscine dal punto di vista estetico, della sicurezza e della tecnologia e dell'innovazione in questo ambito, legata ad un ambito anche congressuale con Forum Club. Questo è il mondo che ci svela nella sua edizione 2015 Forum Piscine e Forum Club. E noi di Fiere Dintorni, ovviamente, nel mondo dell'acqua sguazziamo amplificando il mondo al cubo. Maria Grazia Lioce, responsabile organizzativa di Forum Piscine e Forum Club, edizione 2015, che vede la piscina ancora più protagonista, non soltanto per la parte estetica ma anche per la parte, diciamo, strutturale e il significato intrinseco di questo tipo di oggetto, che non è più soltanto di arredamento ma che vede lo sport, il benessere, insomma la piscina trattata a 360 gradi. Di cosa ha bisogno oggi questo mondo e che cosa riesce a fare questa kermesse fieristica per tutti gli addetti del settore? Confermo che la piscina, oltre che essere un oggetto di arredamento, come dici tu, è sicuramente un oggetto utilizzato nello sport, nell'impiantistica in genere, nel senso che le nostre piscine sono sì sicuramente anche piscine rivolte ai privati, ma soprattutto le piscine dei grandi impianti pubblici, piuttosto che le piscine degli hotel e degli impianti verso i quali si orientano tutti i frequentatori, che appunto approfittano di questo straordinario strumento di benessere per tenersi in forma. Quindi a Forum Piscine e Forum Club abbiamo sicuramente questa visione della vasca e di tutti gli attrezzi, le merceologie, i servizi che ruotano attorno all'impianto acquatico. Abbiamo la forte e attenta partecipazione da parte delle varie associazioni che lavorano 365 giorni all'anno, appunto avendo, diciamo, l'oggetto piscina come loro principale area di attività. Abbiamo la parte riferita al club. Per noi il club è la palestra in senso classico, che sempre di più, da ormai tanti anni devo dire, vede nella piscina comunque un forte elemento di attrazione, nel senso che appunto ormai ci sono pochissime le strutture che non abbinano a quella che è una sala corsi dove si fanno attività di tutti i generi, anche un'area dedicata alle attività in acqua. Della formazione, dell'informazione anche in questo settore, dove si pensa già di saper tutto, però a volte si ha qualche carenza e voi la riuscite a colmare. Verissimo, hai colto proprio l'aspetto centrale, diciamo, della nostra manifestazione. Forum Club, Forum Piscine è nata da un'idea di Editrice Il Campo, una casa editrice specializzata che da oltre 40 anni opera proprio nel settore dell'impiantistica sportiva, in particolare della piscina e dell'azienda Club, con varie testate, vari progetti anche nuovi che si rivolgono appunto a questo mondo. 16 anni fa venne l'idea di creare una sorta di numero live, diciamo, di queste testate e di dare vita ad un evento che diventasse anche occasione di ritrovo per tutti gli operatori, i collaboratori, le aziende, i consulenti, tutti coloro che appunto per 365 giorni all'anno, come dicevo prima, si occupano di questi temi. Ed è forse questa la caratteristica, diciamo, distintiva della nostra manifestazione, nel senso che sicuramente c'è una rassegna espositiva che, come succede per le tante fiere che ci sono in Italia e all'estero, è occasione di incontro per gli operatori e quindi per le aziende per mostrare le loro novità, i loro prodotti, e per i visitatori, per i nostri operatori in visita, l'occasione per toccare con mano, diciamo, quello che è il mercato oggi, perché ovviamente gli strumenti che possono affiancarsi ad una manifestazione fieristica, sappiamo tutti, ce ne sono tantissimi, però crediamo tutti nell'importanza anche del contatto vero e proprio. Ecco, però diciamo che a fianco a questa rassegna espositiva, Forum Club, Forum Piscine abbina un percorso congressuale molto denso, che
richiama ogni anno parecchie centinaia, anche quest'anno sono stati circa 800 i titolari e gestori di impianti sportivi, fitness club, palestre, piscine, che hanno scelto di stare con noi per queste tre giornate ad ascoltare sessioni di management, di fidelizzazione della clientela, di nuovi trend, di normative fiscali che ogni anno inevitabilmente cambiano e quindi serve un aggiornamento continuo. Hanno scelto i titolari, i gestori dei centri, ma hanno scelto di farsi accompagnare, nella stragrande maggioranza dei casi, anche dal loro staff. La manifestazione ha dei percorsi profilati in base appunto alla qualifica, diciamo, delle persone all'interno dei centri, e quindi abbiamo un percorso manageriale, un percorso commerciale. Cioè, l'idea è proprio di nuovo di fare di forum, forum club, forum piscina, un momento in cui anche tutta l'azienda, tutto il personale si ritrova per formarsi. Ovvio, sappiamo benissimo, non sono tre giorni che cambiano, diciamo così, la visione, però possono essere sicuramente degli stimoli interessanti per partire, diciamo, con il piede giusto la settimana successiva. Nel mondo delle piscine è importante aver cura di quello che è questa tipologia di prodotto molto complesso, e a questo, al pool care, pensa a Fluidra. Io sono con il responsabile vendita Italia, Fabrizio Feole. Cosa è Fluidra e soprattutto come si muove in questo mondo delle piscine per tener cura di un importante oggetto come questo? Sì, Fluidra è un gruppo internazionale con sede in Spagna. La mission di Fluidra è creare tutto quello che è il prodotto per la costruzione e la manutenzione nell'ambito della piscina, del wellness, del trattamento di acqua. Fluidra è un gruppo che ha un'esperienza di 40 anni, siamo presenti in 42 paesi del mondo, abbiamo circa 150 produttive e ci occupiamo appunto anche in forma sostenibile di tutto quello che è il trattamento dell'acqua. In Italia però Fluidra si muove in modo specifico. Che cosa aveva bisogno del mercato italiano che l'azienda è riuscita a trasmettere tramite due principali brand? Esatto, in Italia il Fluidra è presente con due brand dedicati al pool care e al trattamento dell'acqua. Nel caso particolare uno è Certikin e l'altro è CTX Professional. Sono due brand storici, due brand che hanno nella loro filiera di prodotto un valore aggiunto di qualità rivolta al professionista della piscina. Il nostro cliente è il professionista, appunto, è il costruttore e il manutentore nell'ambito della piscina privata e pubblica. Fluidra va avanti perché è importante diffondere una cultura e fidelizzare la massima professionalità, la massima qualità. Per questo nasce un nuovissimo progetto. Qual è il nome di questo nuovo progetto e soprattutto il perché? Si chiama Acqua Specialist. Acqua Specialist è un nuovo progetto di Certikin e CTX che risponde all'esigenza nata in questi ultimi anni, dove per forza di cose una crisi, una contingenza di settore ha frenato il processo di democratizzazione della piscina. Nel caso particolare aspetti come la formazione, l'essere specialisti, l'occuparsi della manutenzione dell'acqua, della cura dell'acqua della piscina, che per noi è un bene preziosissimo, ha fatto nascere l'esigenza di creare il progetto Acqua Specialist, che si pone l'obiettivo nel giro di medio-lungo periodo di creare una rete di un network di professionisti che pongano al centro del loro business, attraverso la nostra competenza e la nostra professionalità e la nostra esperienza, è il fatto di diventare degli specialisti della manutenzione. Questo
questo mercato ha vissuto in, sotto certi aspetti, di una scarsa professionalità, anche di una scarsa cultura da parte dell'utenza privata, e in tanti casi si dà per scontato che l'acqua della piscina sia semplicemente un liquido all'interno di un contenitore. Noi pensiamo che l'acqua della piscina sia una cosa importante, non ultimo per il fatto che è un luogo che viene fruito da persone, da bambini, e dunque mettiamo al primo posto il fatto che la cura e la manutenzione di questa acqua, con dei prodotti di qualità e soprattutto con dei professionisti preparati da questo punto di vista, sia un obiettivo a lungo termine che ci siamo posti. Per questo noi pensiamo che la parte più importante del progetto Acqua Specialist, che ripeto si vede, vuole porsi l'obiettivo di creare dei professionisti preparati dal punto di vista della manutenzione nel mercato, sarà uno degli aspetti, uno dei leader principali, dei competitor principali di questo mercato. Noi abbiamo uno slogan che dice: l'acqua della tua piscina è una cosa importante, prendine cura e soprattutto affidati ad un'azienda e a un professionista preparato e che usa prodotti di altissima qualità. All'interno di questo vasto mondo fatto di acqua delle piscine serviva una novità, la novità che potesse corrispondere a determinate esigenze richieste da questo mercato delle piscine, e a questo ho pensato il signor Roberto Fabbri, che ho qui a fianco a me con la sua Unica Pool, un brevetto per una piscina sopraelevata. Che cos'è Unica Pool, che cosa ha fatto e soprattutto che bisogno soddisfa all'interno di questo vasto mondo delle pool? Ma le piscine normalmente si fanno o interrate o fuori terra, questo è il mondo tradizionale. In effetti noi abbiamo pensato di fare in modo che una piscina fuori terra poi diventasse vivibile anche a bordo vasca, e quindi abbiamo immaginato di elevare una piscina interrata da terra e portarla a un livello della piscina sopraelevata. Questo facendolo con un solarium che permette la vivibilità e la condivisione tra le persone che sono fuori dalla piscina e quelle che sono nella piscina. Il solarium permette di viverlo al 100% come se fosse una piscina interrata. La modularità è la sua principale, diciamo così, ragione di essere, perché permette anche una facilità di installazione. La semplicità sta nel fatto che la piscina è modulare, il modulo è di 1,25, quindi facilmente mobile, asportabile, può entrare in qualsiasi giardino, in qualsiasi posto con estrema facilità, laddove una ruspa non può andare, oppure dove il terreno, la legge non permette l'installazione, o in tante altre situazioni ci si entra con facilità. I moduli sono da 1,25, sono un modulo angolo che compone la struttura d'acciaio sottostante, fissato il modulo con un sistema tipo Lego, noi andiamo avanti e montiamo tutta la piscina. Nello stesso tempo possiamo portare nella parte interna della piscina un pannello di multistrato fenolico già fresato al millimetro con il suo profilo, pronto a ricevere anche il liner che poi viene installato, che poi è un PVC armato di importanza, diciamo, valida al 100% per sostenere poi l'acqua e quindi per dare anche un'estetica alla piscina stessa. La piscina, una volta montato il modulo e si pone il pannello sovrastante per il solarium, con un sistema easy click, quindi nessuna vite, nella piscina non ci sono nessune vite, si unisce una pedana all'altra e questo permette poi di avere la pedana fissata, grazie anche al fatto che il paletto stesso, che fa da corrimano intorno alla piscina, si unisce alla sottostante struttura e fissa completamente la piscina. Il tutto con estrema facilità e semplicità. La piscina si monta in poche ore, cioè noi, la squadra che va a montare arriva la mattina, e un operaio e un aiutante la sera dopo fanno fare il bagno alle persone che stanno lì ad aspettare. Once upon a deer,
manutenzione, perché si pensa sempre che la manutenzione della piscina, di una piscina, sia uno dei costi principali. Invece Unica Pool abbatte in maniera drastica. Ma li abbattiamo perché praticamente è tutto facilmente ispezionabile, cioè la parte sottostante della piscina oltretutto è anche vivibile, è un ripostiglio per tutti gli oggetti che alla fine della stagione non sai dove mettere, perché ha degli ambienti sottostanti che possono essere utilizzati, ma anche tutto l'impianto di filtrazione può essere ispezionato con estrema facilità. Questo aiuta chiaramente, non ci sono tubi che sono sottoterra o altre difficoltà, questo aiuta sicuramente. Chi è che sceglie Unica Pool come piscina ideale per il proprio ambiente? Ma indubbiamente chi vuole una piscina interrata e ha la possibilità di farlo non sceglie Unica Pool, ma tutte le persone che hanno o per motivi legislativi o per altre ragioni l'impossibilità di fare uno scavo sul terreno debbono scegliere Unica Pool, perché questa piscina non è soltanto una piscina fuori terra, ma è una piscina che permette anche una vivibilità, come abbiamo ben detto prima, assolutamente anche estendibile successivamente o nel momento in cui si acquista, per poterci cenare sopra con gli amici e addirittura ballare, perché questo calpestio è adatto a portare 100 persone senza nessun problema. Più importante è che ha 15 anni di garanzia, cioè questo materiale è garantito internazionalmente per 15 anni, compresa la struttura sottostante. Non scheggia, non ci sono viti, è resistente ai raggi UV, è ecosostenibile, eccetera, eccetera. Noi abbiamo cercato di contenere il prezzo di questa piscina e quindi di farlo essere molto, molto interessante. E i professionisti che si sono avvicinati a questo prodotto con grande interesse hanno confermato che anche il prezzo è abbastanza accessibile al mercato. Ci vuole un claim e un payoff per poter lanciare la sua Unica Pool, che potrebbe essere quale? Un sogno facile da realizzare. Questa è Unica Pool. Nel mondo delle piscine, le piscine vanno anche decorate, non soltanto le piscine ma in generale gli ambienti acquatici, e mancava un'idea. A questo ho pensato la signora Daniela Donghia con Fairy Rock. Cosa significa e soprattutto che cos'è Fairy Rock? Abbiamo praticamente avuto l'idea di sostituire nelle ambientazioni delle piscine un modo semplice e facile per decorarle, perché si sa benissimo che la difficoltà che si ha a portare delle rocce vere in un piccolo giardino intorno a una piccola piscina. Sono delle rocce molto realistiche, perché sono state, noi le importiamo direttamente dal Texas. Volevamo prima di tutto conoscere le persone con cui ci saremmo dovuti rapportare e conoscere il modo come venivano realizzate, e abbiamo trovato in questa azienda delle persone eccezionali e che ci hanno fatto vedere in loco come venivano costruite, quali erano i tempi, i modi, come riproducevano i calchi delle rocce. E sia io che mio marito siamo rimasti affascinati da questa cosa e abbiamo provato a portare in Italia alcuni pezzi, li abbiamo testati per quasi un anno e mezzo e abbiamo visto che realmente sono dei prodotti fantastici, rimangono inalterati nel tempo, non si rovinano con le intemperie, e questa cosa ci ha dato l'idea di aprire una società di import per questo tipo di prodotto. Below,
Beatriz Amanis, responsabile commerciale dell'azienda, abbiamo un campione. Perché questo prodotto e cos'ha di differente da ciò che oggi si trova sul mercato italiano? Innanzitutto la composizione esterna, perché è costituita da uno strato di poliurea dove viene schizzato sopra frammenti di rocce, sabbia e ossidi. Quindi diciamo che è vera roccia all'esterno e questo poi che conferisce un aspetto estremamente realistico. La parte interna, come potete vedere, invece è poliuretano, che conferisce invece rigidità e robustezza al prodotto. La cascata che vedete qui alle mie spalle ha un peso di 30 kg, quindi è estremamente leggera. Sono state testate in situazioni meteorologiche estreme, quindi basse temperature e alte temperature sia in Canada che in Australia, e sono completamente atossiche ed ignifuge. Quali sono le categorie importate direttamente dal Texas? Abbiamo tre tipologie di prodotti, che sono le cascate, che hanno un range di modelli molto ampio, perché abbiamo le rocce stratificate, che ne è un esempio qui alle spalle, altrimenti a sbalzo, quindi effetto grotta, e rocce da giardino decorative, quindi sono massi che si possono mettere per decorare appunto, e poi la parte acquari e rettilari e laghetti. Anche laghetti che possono avere una forma di ruscello, quindi le ambientazioni sono infinite. Chi è che sceglie e può scegliere questa tipologia di prodotto? Sono proprietari di centri benessere, di alberghi, costruttori e manutentori di piscine e privati ovviamente, sia persone che vogliono costruire una piscina nuova e quindi avere un ambiente diverso, oppure persone che hanno già una piscina e hanno bisogno di cambiare l'ambientazione. Al momento in Italia ci sono diversi tipi di prodotti, niente di simile a questo, perché o ricadiamo sulla scelta delle rocce vere che hanno dei costi esorbitanti e una problematica legata al trasporto di queste rocce, altrimenti una soluzione che va ad usare cemento o vetroresina con una resa estetica che non è pari a questa e soprattutto ha un peso che comunque è piuttosto sostenuto come quelle reali. Vediamo che tipo di ricezione ha avuto il mercato del prodotto con Alessandro Angeletti, che si occupa del commerciale, quindi del contatto con il cliente. Prima presentazione, quali sono le sensazioni e le emozioni di primo a caldo? Ma molto positive, effettivamente le persone sono molto interessate, è piaciuto molto perché effettivamente è un bel prodotto, in Italia non si trova. Quindi fra l'altro è un prodotto molto vero che non ha nulla a che fare con i prodotti commerciali che si trovano adesso. Quindi la comparazione non regge. Assolutamente. Categorie di azienda che vi hanno contattato? Di tutto, tutte le categorie. Quindi fra arredatori, manutentori e tutto ciò che riguarda le piscine e i giardini. Fairy Rock è? Miglior prodotto in assoluto in questo momento. La visione futura di Forum Club e Forum Piscine quale sarà? Allora, noi per parlare di innovazione quest'anno abbiamo fatto nascere Editrice il Campo con un'azienda partner che si chiama MP Mobile, hanno fatto nascere questa nuova app di forum proprio, ed è un esempio di come si voglia essere sempre avanti. Si è parlato di proximity marketing, è attivo tuttora, sono attive queste tecnologie e questo appunto è un esempio. La manifestazione, come dici tu, deve evolversi perché l'innovazione è la sua
la sua linfa vitale. Sono appena uscita dalla nostra sessione, da quello che noi chiamiamo la General Session, un momento in cui tutti i nostri congressisti si ritrovano insieme e il titolo della sessione è Come innovare, come fare innovazione. Quindi dal nostro punto di vista abbiamo la fortuna di essere nel mercato a fianco agli operatori giorno per giorno, quindi l'idea è quella sicuramente di ascoltare quali sono i loro desiderata e di metterci in qualche modo al servizio, diciamo, di questi obiettivi. Su questo splendido sfondo, fatto da una piscina a laghetto, si conclude questo nostro percorso dedicato al Forum Piscine e Forum Club. Il mondo della piscina trattato a 360 gradi dal punto di vista della formazione, dell'innovazione, del comfort e della sicurezza, perché la piscina è un luogo davvero dove poter svolgere non solo sport ma potersi anche rilassare. A questo pensa questa manifestazione in questa edizione 2015, continuando a credere nella formazione e nell'innovazione anche per le piscine di fiere dintorni. Sullo sfondo di un laghetto, di una piscina fatta per voi, amplifichiamo il mondo al cubo.